siamo a Gioca Valsesia, questa iniziativa dell'associazione 3P che si svolge all'interno dell'area protetta della Vallestrona e del Parco di Montefenera, all'interno della struttura della Casa delle Grotte di Ara che è del Parco di Montefenera. È stata un'iniziativa ludica promossa dall'associazione per recuperare dei fondi per dare finanziamenti alla ricerca archeologica che sta conducendo, come tutti i progetti che riguardano la Casa delle Grotte di Ara, e abbiamo la fortuna di avere delle sponsorizzazioni da parte del negozio Folletto di Biella e della casa editrice Wildboard, che ci hanno dato materiali e molta assistenza. In questo modo siamo stati in grado di organizzare molti tornei ed eventi che hanno portato una buona affluenza di pubblico, facendo conoscere la zona del parco e portando un po' di vita giovane all'interno della Casa delle Grotte di Ara. Volevo ringraziare Michele Bellinazzo, che è nostro socio, che ha organizzato l'evento, il Folletto di Biella, la Wildboard Edizioni e la VALS, l'associazione di scalo medievale, che ha dato vita a dei bellissimi combattimenti all'interno della zona delle Grotte di Ara. E il parco del Monte Fenera, in particolare con la direttrice. Questo popolo, gli Alvira, intorno a alcune
monarchie, alcuni re, non ce n'è solo uno, le pianure sono divise in più reami, e intorno a una città sacra importantissima che è Eltor, in cui si svolge la storia principale, da cui la storia principale ha origine, dove il culto più importante è quello del dio Aerion, il dio del sole, della giustizia, dell'onore, insomma di ogni buon valore civile, diciamo, su cui si fondano questi regni, e a cui fa visita questa città il protagonista. Therion nel primo libro ha 13 anni, è protagonista del primo libro, ma è già poi man mano che percorre il suo cammino affiancato da altri ragazzi più o meno della sua età, e durante la storia convertono intorno alle sue vicende altri personaggi ancora, non tantissimi come Martin, come stavamo discutendo prima, non riuscirei neanche a gestirli, però parecchi si stanno facendo largo sul palcoscenico per trasformare la storia di un ragazzo, della sua crescita, la classica dell'orfanello che non sa bene da dove viene, poi con tutta la letteratura anglosassone a cominciare, e anche quella fantasy che viene anzi anche un po' riciclata in questo senso, e per creare invece tutti insieme quella che è proprio la storia di un popolo, che a sua volta ha rapporti più o meno positivi con altre nazioni, con altri popoli, che si ritrova da egemone a, diciamo così, far fronte a pericoli antichi che ignoravano, che ormai la storia aveva dimenticato. Qui se vogliamo si dice, può essere un parallelo con la storia degli estranei di Martin, no? Che però è diverso completamente nell'ottica. Però sì, c'è all'orizzonte, anche già nel primo libro si intuisce che c'è una possibile invasione di queste pianure. Niente, la saga è prodotta dal Ciliegio, un piccolo editore del Comasco, di Murano d'Erba, sono molto onesti, non hanno editore a pagamento, ogni tanto trovi ancora qualcuno che ti dice quanto hai pagato per far uscire il tuo libro? No, c'è ancora un'editoria, soprattutto indipendente, che crede nelle capacità di chi si dà da fare, che crede nel suo progetto e crede soprattutto di poter migliorare anche strada facendo. La vicenda di Therion è una vicenda di crescita da adolescente ad adulto, e sicuramente la mia è da sognatore, ex giocatore di ruolo, ex, a un certo punto non si smette mai di essere per certi aspetti, a emergente autore. Non posso più dire di essere solo esordiente, perché ho pubblicato due libri, già sto pubblicando altri insieme a dei racconti anche di altro genere, quindi è una maturazione in tutti i sensi che spesso il lettore comunque avverte e che fa sua. Alle volte mi vengono lasciati dei commenti molto positivi, perché mi si fa capire che quello che io sto cercando di fare altri vorrebbero ancora tentare di farlo a monte, e prendono quindi esempio, mi chiedono consigli e tutto. Therion è un ragazzino molto buono, sì, è buono per antonomasia, ci sono delle ragioni nella trama per cui questo è il punto di partenza, però il mondo di Ferro e il mondo in cui lui vive la sua avventura non è un mondo così nettamente diviso tra bene e male, così come anche molta narrativa oggi ormai non prende più come assioma, come punto fermo, perché è effettivamente molto, molto ingenuo vedere questa cosa, questa divisione. Piano piano sto costruendo tra l'altro anche una, se non proprio una lingua, un vocabolario elfico, non arriverò mai di un grande maestro inizia con la T, però sta funzionando e aiuta molto a creare soprattutto i nuovi, dei luoghi, delle persone, delle casate, certi modi di dire, i saluti, piuttosto che appunto le leggi, i dettami di questa civiltà. Può essere ritrovato tutto come informazioni, come possibilità di conoscere anche un po' quello che scrivo, la saga e i personaggi sul sito specchionero.net. È abbastanza visitato, in 3 anni da quando è aperto, ancora prima che pubblicassi il primo libro, ha avuto un discreto seguito, anche su Facebook siamo io e i miei collaboratori abbastanza seguiti, oramai posso dire, ho toccato il primo migliaio di fan, posso dire che è un piccolo risultato. E adesso ad aprile è uscito il secondo libro, e sul totale sono andate vendute quasi 500 copie in tutta Italia, libro distribuito anche in Svizzera, per il Canton Ticino, del Ciliegio. Esistono anche adesso già le versioni ebook, che io relativamente sconsiglio, però, perché purtroppo il mio editore è nuovo a questo mezzo, a questa possibilità, e non esce a un prezzo troppo basso, sono 9 euro appunto a copia ebook, dove i libri sono illustrati. Sono illustrati da questo bravissimo ragazzo, si chiama Alessandro anche lui di Verona, qui ho gli originali, ho portato da vedere dei primi due libri, e quindi secondo me può ancora valere di più la possibilità di avere un libro come una volta,
con il profumo della carta, come dice ancora qualcuno, e tanto quanto, insomma, illustrati meritano. All'asta, regalati dal folletto all'associazione, tutto quello che viene ricavato va a questi strani tizi che gestiscono questo posto fighissimo, quindi pagate comunque dei soldi, perché non solo, perché non so neanche, cioè, Buffon era giovane qua, signori, quindi per un euro ve li beccate tutti e due, dai, per, dai, fai capire che ci sei.